Italy 2013, 47esima edizione della grande kermesse dedicata ai vini e ai distillati italiani dagli spazi espositivi di Verona Fiere, Verona, la città dell'amore. Prima puntata di Agrisapori, bentornati con Agrisapori, il piacere del buon gusto, ma da Verona parleremo non solo di vino, avremo tante sorprese. Per questo appuntamento la Sicilia, il Veneto e la Puglia, le tre regioni che avremo modo e il piacere di incontrare con le loro novità che arrivano direttamente dal mondo dell'enologia. Fra pochi istanti questo piazzale sarà stracolmo di persone e noi viaggeremo tra i padiglioni di questo Vinitaly 2013. Parliamo, amici cari, della bella Sicilia, dei grandi vini di Sicilia. Ho con me la signora Vinzia Novara di Gaetano, una realtà produttiva che opera su più territori della Sicilia, possiamo dire sulle Sicilie che ci sono all'interno della Sicilia, che è un gioco di parole che purtroppo ha detto qualcuno di più illustre del sottoscritto, ma è una verità. Perciò tanti vini, tante realtà produttive. Sì, anche lì è riduttivo parlare soltanto di queste tre dimensioni dove noi operiamo nella produzione dei nostri vini. La Sicilia è grande, è immensa e ogni singolo territorio esprime una qualità e con i suoi sapori, profumi completamente diversi. È chiaro che Firriato ha impostato tutta la sua produzione sulla valorizzazione di questa splendida terra nelle sue diversità, per cui siamo partiti dalla provincia di Trapani, dove abbiamo sempre abitato, e essendo la provincia più abitata d'Europa, chiaramente abbiamo costruito, come io amo dire, la nostra grande porta aerei con il Borgo Guarini, Baglio Soria, Pianoro Cuddia, sono le realtà più importanti, per poi spostarci nella parte della Sicilia orientale, dove abbiamo quella grande espressione dell'Etna, del territorio dell'Etna, con dei vini completamente diversi da quelli che si possono fare in provincia di Trapani. Per poi non parlare delle piccole isole che costellano poi tutta la costa della Sicilia, e noi, proprio perché le abbiamo di fronte, abbiamo deciso di impiantare uno splendido vigneto assente in quell'isola da 100 anni, proprio nell'arcipelago delle Egadi e precisamente a Favignana. È chiaro che in questa maniera noi diciamo che esportiamo Sicilia, esportiamo non solo il Made in Sicily ma soprattutto il Made in Italy, perché in questa maniera riusciamo a fare una cosa splendida, l'abbiamo già detto da 20 anni, oggi è diventata una grande necessità, abbiamo sfidato la globalizzazione. Però quello che vorrei sottolineare, tutto questo lavoro vi ha consentito di acquisire grandissime esperienze, perché abbiamo citato territori diversi ma abbiamo anche uve diverse, cioè avete una conoscenza non indifferente di quella che è l'isola. Abbiamo la conoscenza della memoria storica tramandata dagli uomini che lavorano in vigna, che si alternano e si passano le informazioni, quindi se le tramandano da generazione in generazione, e quindi chiaramente ancora da noi vive questa bella realtà. Ci sono anche dei giovani che lavorano la vigna. E poi non ultimo la conoscenza attraverso lo studio degli agronomi, agronomi che hanno studiato all'Università di Palermo, che si sono arricchiti attraverso non solo il bagaglio esperienziale fatto sulla propria pelle, ma affiancando anche queste persone di antica memoria che hanno trasferito quello che poi è stato l'esperienza pratica in vigna. Che succede quest'anno? Perché abbiamo delle belle notizie, una nuova linea trendy. L'idea è quella di differenziarci con prodotti diversi legati molto al territorio, che rispecchiano anche un po' le esigenze dei mercati. È chiaro che i giovani si avvicinano sempre più al mondo del vino, quindi chiaramente questa linea trendy, che dove fanno parte, che so, i vini nuovi come Jasmine. Qui parliamo di un bianco Viognier e Zibibbo. E Zibibbo, sì, abbiamo voluto usare lo Zibibbo affiancato anche a questo vitigno internazionale che piantato da noi ha dato degli ottimi risultati, quindi fatto così in blend diventa molto beverino, molto, molto buono, molto diciamo accogliente alla beva, per cui i ragazzi si sono abbondantemente avvicinati. Syrah e frappato, vuol dire Marajà. Marajà, sì, anche questo è un vino molto giovane, la Sicilia è una terra che ti fa sognare, quindi perché no usare anche questi nomi. Invece un francesismo per le bollicine, Saint-Germain. Saint-Germain, sì, è bello il nome, è bello anche la persona, la storia della persona che lo portava, era frizzante, brioso, e quindi questo Brut. Grillo e Catarrato? Sì, esattamente, due grandi vitigni importanti della storia della nostra terra, autoctoni. E poi c'è una chicca che arriva proprio da Favignana, parliamo di Nero d'Avola e Perricone.
i due vitigni autorevoli di riferimento per l'enologia siciliana, chiaramente che noi abbiamo impiantato sui 6 ettari di vigneto che abbiamo fatto a Favignana. È un vino che non è ripetibile, non ci sono altri vigneti all'interno dell'isola e quindi chiaramente è una produzione di nicchia, quella produzione che esalta ancora di più il territorio. Favigna Le Sciabiche, Favigna è la barca che si usava per la tonnara, no? Sì, Favigna è il nome che veniva data all'isola e Le Sciabiche era anche questo, erano le barche che poi venivano. Ecco, esatto. Sì, c'è tutta una miscellanea di nomi che poi alla fine li usi come pensi. Meglio di così. L'importante è che li tiri fuori dalla tradizione. Ancora la Sicilia protagonista del nostro percorso di questa puntata dalla 47esimo Vinitaly di Verona. Vito Varvaro, presidente Cantine Sette Soli, piccoli viticoltori di un grande vigneto. È una frase che racchiude la famiglia che rappresentate, perché voi siete un gruppo di viticoltori. Sì, benissimo, è proprio la frase che abbiamo scelto, perché oggi in Italia è molto importante fare squadra. Fare squadra e andare nel mondo. E noi siamo riusciti a fare squadra mettendo insieme tanti piccoli viticoltori, 2000, ma che lavorano tutti insieme, e quindi abbiamo fatto una grande azienda che oggi riesce a vendere in tutto il mondo. A tal proposito ci tengo a far notare, se dalla regia Tony Gavazza mi mandi le immagini, l'allestimento di questo stand, perché è fatto con tutti tavoli, banchi da lavoro che arrivano proprio dalle case degli associati, perciò la storia. Sì, è proprio le nostre origini, abbiamo preso proprio i tavoli e le sedie che stanno nelle case della nostra comunità, anzi ce l'hanno dati i singoli soci della nostra cooperativa, abbiamo creato una struttura in legno che rappresenta il nostro territorio, che sono 6.000 ettari di vigneto con tutte le varie contrade, e questo rappresenta appunto il nostro piccoli viticoltori di un grande vigneto, e fanno 6.000 ettari di vigneto. Mediamente ogni socio coltiva 3 ettari di vigneto, ma li coltiva con grande cura, quindi noi uniamo la cura del singolo socio del suo vigneto a una dimensione grande. Però il grande lavoro di squadra che consente anche al piccolo di andare in giro per il mondo. Sicuramente, questo è quello che serve oggi all'Italia. Quello che serve all'Italia è gioco di squadra, dimensioni e possibilità di andare fuori dal mondo. Beh, non oso pensare a quante etichette. Noi abbiamo 2 etichette fondamentali, che sono il marchio Sette Soli, che mettiamo nella grande distribuzione, e poi il marchio Mandra Rossa, che mettiamo nel canale ristorazione. Però chiaramente con tanti vini, tante tipologie. Sì, abbiamo tante tipologie, perché i nostri 6.000 ettari ci consentono di produrre sia vitigni autoctoni che vitigni internazionali, e poi in giro per il mondo vendiamo anche altre etichette che riusciamo a vendere a delle catene molto grandi. Noi alla fine dello scorso anno abbiamo avuto la fortuna di venire a trovarvi sul territorio e di goderci quello che è il progetto Mandra Rossa, che è un progetto importante perché va proprio a ricercare nella gente del posto le tradizioni, i sapori, gli abbinamenti con i vini, la vita di un tempo ai giorni nostri. Sì, Mandra Rossa è proprio l'eccellenza dei nostri vini, ma è anche l'eccellenza del territorio. I nostri vini nascono nel territorio, nascono dalla nostra comunità. Siamo riusciti a recuperare tutte le ricette delle signore del territorio e abbiamo fatto la cosiddetta cucina Mandra Rossa, dove i nostri vini si accoppiano benissimo. E questo concetto, cucina Mandra Rossa, vini Mandra Rossa, lo vogliamo portare in giro per il mondo. Diamo qualche dato, 6.000 ettari di vigneto vuol dire quanto vino? Noi all'incirca produciamo 350.000 ettolitri di vino, ne imbottigliamo il 65%, l'obiettivo è di imbottigliarne ancora di più nel tempo, vendiamo già quasi 25 milioni di bottiglie nel mondo, che è un bello obiettivo. Ecco, mi permetto di chiedere, nel mondo cosa vuol dire, solo la vecchia Europa o tutto il mondo? No, tutto il mondo, noi oltre alla vecchia Europa vendiamo in tanti altri paesi che vanno dal Giappone all'America, al Brasile, al Porto Rico, insomma ci espandiamo e stiamo espandendoci sempre in più mercati. Mercati emergenti, come si comportano e che cosa dobbiamo fare per lavorare bene anche su quei mercati, perché non ci sono solo gli italiani a vendere. I mercati emergenti sono una grande sfida, noi stiamo iniziando ad andare e devo dire che dobbiamo fare ancora molta strada. La Cina ha un grande potenziale, ma chiaramente bisogna studiarlo bene. Stiamo lavorando, devo essere sincero, ancora ci vorrà qualche anno per avere grande successo in quei mercati, ma la fase di studio è iniziata. Però dai Presidente, 6.000 ettari di vigneto, tanto vino, tante cose buone e tanti posti di lavoro. Sicuramente noi diamo lavoro alla nostra comunità, il 70% delle famiglie della zona lavorano per la Sette Soli.
ma non è soltanto un progetto di vino il nostro, è un progetto di sviluppo del territorio, di sviluppo enogastronomico, di sviluppo turistico. Stiamo cercando di portare tanta gente, tanti turisti, per cui i nostri agricoltori diventano ricchi perché producono uva, ma diventano ricchi anche perché offrono servizi, offrono turismo e accolgono delle comunità internazionali. Parliamo della bella Sicilia, parliamo di Canicattì, parliamo del CVA di Canicattì. Il presidente Giovanni Greco, i produttori associati hanno cambiato un po' che è successo, presidente? No, non è successo niente di grave, anzi qualcosa di interessante. L'azienda è la stessa, i produttori sono gli stessi, i prodotti sono uguali. Abbiamo voluto marcare il territorio e l'area e quindi in questo senso abbiamo iniziato a cambiare, diciamo, un po' tutte le etichette, uniformandole per, diciamo, uniformare le linee produttive, però la sostanza è che l'azienda è la stessa e l'alta qualità rimane la stessa. Però più che di un'azienda posso dire che stiamo parlando di una grande famiglia di viticoltori. Esatto, sì, sì, e questa è la nostra missione aziendale, è quella di valorizzare il lavoro, la fatica, la passione che centinaia di produttori, di piccoli produttori agricoli mettono nella coltivazione dell'uva e del Nero d'Avola in particolare, perché noi siamo un'area che produce principalmente Nero d'Avola, perché si fanno tanti Nero d'Avola in Sicilia che sono pure buoni, noi riteniamo che l'area più vocata, più particolare sia quella che riguarda il nostro territorio di 15 comuni attorno, diciamo, alla nostra azienda. Insisto su questo particolare, circa 480 produttori, produttori sì, che senza una unione, una cooperativa forte, magari non potrebbero lavorare. Sì, sì, il nostro ha un ruolo anche sociale, perché la crisi che c'è nell'agricoltura, le difficoltà dell'economia siciliana, e la cooperativa ha la funzione di valorizzare, dare valore, diciamo, alla produzione per mantenere questa gente in campagna, per far sì che la gente continua a coltivare malgrado la crisi, per cui il nostro impegno negli ultimi anni è quello di dare valore alla produzione, aggredire i mercati, fare un'attività quasi che fosse un'azienda privata, anche se siamo una cooperativa, perché noi vogliamo crescere e dare un'immagine della Sicilia, della produzione agricola, della cooperazione agricola importante, forte e moderna. È una vecchia cooperativa storica che è legata alla storia del movimento contadino, a un'agricoltura diversa, sofferta, difficile. Ora i produttori sono più evoluti, hanno seguito le nostre linee produttive che mirano a marcare la qualità e la ricerca sempre di qualcosa di nuovo e di diverso. E questo è importante per noi, perché vuol dire che credono nel lavoro che stiamo facendo e scommettono sul fatto che prima o poi saremo, diciamo così, tra le aziende, diciamo così, più quotate a livello siciliano. Ha citato il Nero d'Avola, vedo una scritta su uno sfondo bianco-nero, Terre di Nero d'Avola, un progetto. Questo è il progetto, appunto, io lo dicevo all'inizio, e riteniamo che il Nero d'Avola debba essere valorizzato. Avevamo iniziato un progetto con l'Istituto Vite e Vino per dare tipicità al prodotto, per fare un controllo più attento sulla produzione di Nero d'Avola, perché vediamo che in giro nel mondo c'è della robaccia venduta a prezzi stracciati, di origine ignota. Ebbene, noi vogliamo che la qualità, così come viene fatto per il Barolo, per il Chianti, per altri grandi prodotti italiani, venga controllata, venga garantita al di là della DOC, ma che venga, diciamo così, certificata in maniera adeguata per dare valore alla giusta produzione e alla qualità che viene prodotta. Il nostro è un programma che dà voce a chi lavora nell'ambiente enogastronomico, chi lavora alla terra in agricoltura, ed è un programma che fa informazione. C'è una buona notizia sul grillo. Appunto, in questo progetto di valorizzare la qualità, di valorizzare i vitigni autoctoni, abbiamo puntato su un bianco, il grillo, che quest'anno uscirà come DOC. E quindi questa è quella filiera, quella tracciabilità sulla qualità che noi vogliamo, diciamo così, inserire nei prodotti di altissima qualità, nei prodotti autoctoni. Iniziamo col grillo e poi col Nero d'Avola. Completiamo nuove linee, nuove etichettature, nuovi mercati, speriamo. Ma adesso puntiamo sui paesi extraeuropei, la Cina e gli Stati Uniti, che sono mercati importanti dove le nostre produzioni di qualità possono avere un buon risultato e possono, diciamo, crescere. È importante che le aziende come la nostra, anche se sono piccole, partecipino alle grandi manifestazioni, il Vinitaly come la Provine o altre manifestazioni internazionali, appunto per
per marcare la presenza di queste aziende che fanno qualità e vogliono mettersi sul mercato alla pari con le grandi aziende produttrici di vino siciliano. Regione Veneto, provincia di Treviso, un grande vino italiano del Veneto che viaggia per il mondo. Parliamo del Prosecco, lo facciamo con Federico Dal Bianco. Regaliamoci un attimo dedicato a questo grande Prosecco, perché continua ad avere successo. Sì, continua ad avere successo il Prosecco, soprattutto anche quello storico della zona di Conegliano Valdobbiadene. In particolare il nostro crew Rive di Ogliano è riuscito ancora nell'impresa come l'anno scorso di essere per Decanter Magazine il miglior prosecco, che riesce a sfondare tutti i mercati mondiali, che riesce ad appassionare la gente di questo tipico made in Italy. Continua a piacere perché secondo me, personale idea, il prosecco è un vino che incontra più gusti nelle persone, è un vino che è molto facile da bere, è un prodotto che può piacere e soprattutto è abbinabile a tutto pasto. Facciamo un salto indietro di qualche mese, circa 8, la vendemmia dello scorso anno, dobbiamo dire 2012, com'è andata? La vendemmia 2012 è stata una vendemmia interessante, pioneristica diciamo, nella nuova cantina siamo riusciti a vinificare con questo metodo nuovo di caduta verticale per stressare ancora meno le uve e per fare ancora vini qualitativamente maggiori. Parliamo anche dell'uva, parliamo delle rese etero. Le rese etero per quanto riguarda il prosecco sono sempre quelle standard, nei nostri vigneti sono sempre leggermente inferiori, parliamo soprattutto anche del Rive di Ogliano che essendo vecchie vite ha una resa molto minore, ricordiamo l'uva glera è l'uva principale, certo, per il prosecco. E non facciamo solo prosecco, siamo fieri di questo, pur essendo a Conegliano, zona storica, facciamo anche grandi rossi e grandi bianchi, ricordo Rizzardo e il Montesco che sono la passione un po' di famiglia e le nostre uve anche quelle hanno una resa ettaro inferiore agli 80 quintali ettaro. Però Federico vorrei che tu ricordassi le uve per i grandi rossi, che uve usiamo? Le uve per il grande Rizzardo sono uve Chardonnay, Pino Bianco, c'è un autoctono di Conegliano della scuola enologica, l'incrocio Manzoni, okay. E poi c'è una piccolissima percentuale di Sauvignon e Riesling Renano. E mentre per quanto riguarda il Montesco, che è sempre un collo di Conegliano rosso, abbiamo Merlot Cabernet, Sauvignon, Cabernet Franc e un po' di Marzemino. Cambiano i tempi e cambia anche il modo con il quale ci approcciamo ai mercati, i nuovi mercati. So che stai dando un'occhiata al discorso e-commerce, volevi parlarmene? Il discorso e-commerce è un discorso innovativo per quanto con le nuove tecnologie. 10 anni fa era tradizionalmente impensabile pensare quasi a un e-commerce strutturato e funzionante in maniera corretta. Ora con le nuove tecnologie si può pensare di riuscire a vendere anche poche bottiglie dall'altra parte del mondo. Tu sei giovane ma hai già determinate vendemmie sulle spalle come esperienza e determinati vinitali. Questo momento fieristico a che cosa serve all'azienda? Cioè, mi spiego meglio, qual è poi il cliente finale che arriva ancora al vinitali? Il vinitali è una grande vetrina, soprattutto che esporta il made in Italy e che aiuta noi produttori di vino di più zone di tutta Italia a innanzitutto esaltare la grande biodiversità che c'è in Italia e in secondo luogo a tra virgolette esportare proprio questo tipico made in Italy. Parlavo proprio di questa tradizione che c'è anche delle famiglie, certo, del vino. Il mondo del vino italiano è spesso costituito da famiglie. Questa tradizione, no, che ci sono queste famiglie da più generazioni, questa passione che passa tra padre e figlio, che è proprio una caratteristica italiana del vino. Sei un produttore che ami la tua terra, il tuo Veneto, la tua provincia, ma che viaggia per l'Italia, perché so che ti confronti, ti piace andare ad assaggiare, ti piace frequentare i momenti con la stampa, con altri vini, con altri territori. Assolutamente, la nostra Italia è fantastica perché ha una biodiversità che nessun altro luogo al mondo ha e questo è una, non dico un'innovazione, però è una continua ricerca di vini che sono eccezionali in tutto il territorio italiano.
È una cosa che ti fa onore, un Veneto che parla giustamente bene del nostro bel paese, dei nostri grandi vini, quei vini che regolarmente cerchiamo di portare con i produttori, con questi momenti fieristici e non solo, nelle vostre case, con le telecamere di AgriSapori. Continua il nostro percorso sempre da Verona, 47esima edizione del Vinitaly, Vinitaly 2013, il grande momento dedicato ai vini e ai distillati italiani. Novità in casa Puglia, ne parliamo con Luigi Rubino. Ci ritroviamo al Vinitaly per chiacchierare, perché le novità in Puglia sono sempre pronte per l'attenzione del consumatore. Ma lascio a te la parola. Come ogni anno abbiamo, per noi è un grande onore poter presentare delle novità e quest'anno ci siamo cimentati nella vinificazione, nella presentazione anche del nostro primo vino spumante, e Tenute Rubino è una delle aziende che fin dall'inizio ha puntato molto sulla valorizzazione di questa tipologia di uve, e nel caso specifico con l'annata 2013, con l'anno 2013 noi presentiamo il nostro primo vino bianco spumantizzato. È un vermentino differente rispetto a quello che trovo, parlo della Liguria piuttosto che la Favorita in Piemonte, ecco. La selezione è una selezione massale, il vermentino nell'area salentina, perché noi siamo del sud della Puglia, tra la provincia di Brindisi e di Lecce, è una selezione che si è fatta da vecchie piante che c'erano nel Salento. Quindi non stiamo in realtà scoprendo nulla di nuovo, cioè era qualcosa che già faceva parte del nostro patrimonio ampelografico, e infatti noi possiamo utilizzare il nome del vitigno in etichetta già da parecchi anni. Ecco, un bollicine tra virgolette ideale per l'aperitivo, ma ottimo per il pasto, tutto pasto direi. Sì, anche questa è stata una scelta, cioè il fatto di farne, voglio dire, un vino che potesse essere, avesse anche una bella abbinabilità. I risultati sono estremamente incoraggianti, perché abbiamo avuto grandi apprezzamenti, oltre che nell'ambito regionale, anche sul mercato internazionale. Novità sul bianco, ma non solo, perché anche sui rossi non siete rimasti fermi a dormire, tutt'altro. Sì, due Susumanielli, questo vitigno tipico dell'areale del Brindisino che ha avuto una riscoperta negli ultimi 10 anni e che sempre di più sta diventando conosciuto e apprezzato in Italia e anche fuori dall'Italia. Noi quest'anno stiamo presentando il nostro Oltre Me, che è un Susumaniello in purezza che nasce dalle uve del Mar Adriatico, da vigneti giovanissimi, 7-8 anni d'età, vinificato in acciaio, dove tu puoi ritrovare la freschezza, la delicatezza di questi vitigni e anche il suo carattere. E poi c'è un restyling e un affinamento della tecniche di produzione del nostro vino di punta, che si chiama Torre Testa e nasce proprio dal nome di questa torre che vedete dietro, e che nasce invece da uve di piante di circa 80 anni di età, le cui uve vengono in parte lasciate in appassimento e poi unite in vinificazione con le uve raccolte prima, e ne fanno un vino unico e spettacolare di un carattere di piena mediterraneità. Allora, Luigi caro, sono contento e felice di queste belle novità che ci stai presentando. Devo però chiederti, insomma, dall'altro Vinitaly a questo Vinitaly, che cosa è successo quest'anno? Il mercato, l'estero soprattutto, credo che si sia integrato, che si sia ampliato soprattutto, un po' per compensare quello interno, il mercato italiano che è un pochino, insomma, stiamo soffrendo un po'. Il mercato interno in questo momento non sta dando delle performance che possono ripagare degli investimenti che noi imprenditori abbiamo fatto. Però non è questo il momento di mollarlo, e quindi voglio dire quel minimo, voglio dire, di marginalità che noi andiamo a realizzare sul mercato estero è bene dedicarlo anche per coccolare, voglio dire, i nostri clienti italiani che sia all'interno delle nostre regioni che nelle altre, nell'ambito italiano, apprezzano i nostri vini. Il mercato estero è un mercato che bisogna ben presidiare, perché è vero che è un mercato che sta ripagando, però è un mercato estremamente eterogeneo, in molti casi anche molto lontano, e quindi bisogna essere attrezzati dal punto di vista commerciale per poterlo coltivare e avere anche una dimensione che permette che questo accada. Ne approfitto, concludo, siamo nel padiglione chiaramente della regione Puglia qui a Verona al Vinitaly, guardate quanta gente c'è, vuol dire che insomma i vini pugliesi fanno da richiamo, hanno la loro attenzione e piacciono.
e speriamo, voglio dire, sempre di più. Professor Paolo De Castro, ben ritrovato innanzitutto. Padiglione Puglia, vini di Puglia, la Puglia sempre in primo piano, una Puglia che lavora, che cerca la qualità, insomma, che cerca soprattutto di portare avanti un discorso nonostante i tempi. Ma diciamo che l'agroalimentare in tutta Italia sta dimostrando davvero non solo di essere un settore anticiclico, come noi economisti siamo soliti chiamarlo, ma un settore che sta crescendo in fatturato, crescendo nelle esportazioni, raggiungendo i 32 miliardi di euro. Siamo oramai il primo settore economico in Italia, cioè ha superato l'auto, ha superato la meccanica, e poi soprattutto un settore che non vede il segno meno nell'occupazione. In un momento di crisi economica, con dei dati sull'occupazione devastanti, l'unico settore che vede il segno più, con un aumento dell'occupazione, è il settore agroalimentare. Quindi bene stiamo facendo a puntare sulla qualità, sulla distintività, sulla crescita delle esportazioni. Bene ha fatto la Puglia ancora una volta anche quest'anno a dedicare in questo padiglione le eccellenze della nostra vitivinicoltura, che come sappiamo rappresentano il primo settore all'interno di quei 32 miliardi di esportazioni, il primo settore è il vino, quasi 5 miliardi di esportazioni. Quindi è importante continuare lungo questa strada, e noi come Commissione Agricoltura e Sviluppo Rurale del Parlamento Europeo cercheremo di andare avanti in questa direzione, aiutando le imprese a essere più forti e più competitive. Amici cari, in chiusura di questa puntata da Verona, dal 47esimo Vinitaly, Luigi Rubino, lo stand, il grande padiglione, per meglio dire, della Puglia. Dobbiamo parlare col presidente del consorzio Puglia Best Wine, perché molto probabilmente ritorna a Puglia Wine Identity, un appuntamento incredibile con tante, ormai posso dire tante, aziende pugliesi che fanno squadra, team. Sì, è con orgoglio che vi preannunzio che quest'anno a novembre partirà la terza edizione di Apulia Wine Identity, ancora più ricca, ancora più entusiasmante rispetto alle altre due che ci hanno preceduto. Verrà realizzato in Puglia alla presenza di almeno 70 giornalisti tra italiani e stranieri, e si potranno degustare l'annata 2012 di tre nostri vitigni identitari, il Negramaro, il Primitivo e il Nero di Troia, per far cogliere con mano a questi megafoni internazionali la qualità e l'evoluzione che la Puglia ha realizzato negli ultimi anni dal punto di vista vitivinicolo e dal punto di vista gastronomico. Non dimentichiamoci che nel 2012 abbiamo lanciato un nuovo format, si chiama Apulia Opera Food, dove i migliori ristoranti pugliesi hanno offerto delle preparazioni culinarie in diretta, facendo comprendere la qualità delle materie prime del territorio, e che queste materie prime hanno necessità soltanto di una semplicità di lavorazione e dall'altra parte di prodotti in accompagnamento altrettanto buoni. A Puglia Wine Identity vuol dire sì, i vitigni più importanti, più conosciuti, più blasonati, ma tutto il puzzle che comprende l'enologia pugliese, che voglio dire fior di vitigni autoctoni e internazionali. Certo, e nella terza edizione non parleremo soltanto di vini rossi e di vini rosati, ma finalmente andremo anche verso i vini bianchi, perché in Puglia si fanno grandissimi vini bianchi, come anche spumanti, e i vitigni minori, cioè i vitigni non minori in termini di qualità, ma in termini di conoscenza e di diffusione. Regione Puglia, ho con me il senatore Dario Stefano, a Puglia Wine Identity, il vino pugliese di nuovo in scena, il vino pugliese che rinnova la sua grande qualità e la sua voglia di andare in giro per il mondo. E che sceglie la strada dell'identità per potersi continuare a qualificare, per potersi continuare ad apprezzare. La scelta che abbiamo realizzato in questi anni, ambiziosa, anche molto impegnativa, è stata quella di vestire la nostra offerta quasi esclusivamente di prodotti autoctoni, per poter confrontarci con un linguaggio nostro, vero, autentico, che ci consentisse in una competizione sempre più spinta di mettere in campo nostre peculiarità, distinguerci per la nostra storia produttiva, ma anche per le qualità organolettiche e autoctone dei nostri prodotti vitivinicoli. In tempi non sospetti abbiamo detto più volte Puglia locomotiva di quel mezzogiorno che ha voglia di dire ci siamo. Beh, nel vino lo siamo sicuramente, speriamo di esserlo per tutta la filiera agricola, perché la Puglia
è una regione che negli ultimi anni ha riconquistato l'orgoglio di essere una regione agricola e di questa traccia ne abbiamo fatto il miglior biglietto da visita. Siamo in dirittura di arrivo per questa prima puntata che abbiamo voluto dedicare al 47esimo Vinitaly di Verona, grazie all'Ente Fiera, alla redazione e alla regia di Tony Cavazza, ma abbiamo ancora qualche istante. Devo dare la linea a Stefano Zunino perché Agri Sapori porterà nelle vostre case le fiere storiche e c'è un primo appuntamento da Coconato d'Asti con la Riviera in Fiera, perciò la linea va a Stefano Zunino, io vi aspetto per le prossime puntate. Grazie Fabrizio per la linea, noi questa settimana vogliamo parlarvi del circuito delle fiere storiche del GAL Monferrato Astigiano, siamo appunto in provincia di Asti per parlarvi del primo appuntamento di queste fiere storiche che è Riviera in Fiera di Cocconato d'Asti, spieghiamo brevemente di cosa si tratta. Abbiamo scelto un format che si può dire abbastanza consolidato e gradito dalla gente perché è dedicato a intere famiglie che possono venire a passare una giornata serena e a godere sia del panorama e dell'aria pura e pulita che dei prodotti gastronomici che i comuni che partecipano a questa fiera possono offrire insieme alla nostra Proloco. Cocconato ha un centro storico bello, organizzato, che si presta a queste manifestazioni, infatti viene invaso dalle bancarelle e poi da molte iniziative che sono state messe in atto dal nostro comitato organizzatore. Voglio ricordare Cocconato, Salam, Robiole, Trifule e Vimbun e sono i nostri quattro prodotti tipici che saranno serviti, ad eccezione del tartufo che non è stagione. Poi ci sono altri comuni che faranno i gnocchi, faranno gli agnolotti, faranno secondi a base di carne e sicuramente ce ne sarà per tutti i gusti. E quindi queste bellissime atmosfere che si vivranno questa domenica a Cocconato sono naturalmente corroborate da tante tante iniziative. Infatti soprattutto per i bambini, ad esempio nel cortile del comune c'è un'associazione L'Arcolaio che ci offre l'intrattenimento con i giochi di una volta, poi c'è un laboratorio per i bambini sempre di pittura della nostra pittrice che lavora a Cocconato sempre e poi importante per tutte le famiglie c'è il bus navetta che gratuitamente porta in centro del paese per poter circolare tranquillamente senza problemi di parcheggio. E mentre scorrono le immagini di questa bellissima manifestazione naturalmente riferita allo scorso anno, il sindaco deve spiegarci perché un visitatore deve assolutamente venire a Cocconato. Beh, io direi essenzialmente per il bel panorama, per l'aria buona e per il sole e la bella atmosfera che qui si respira.